Una confessione inaspettata e colma di gratitudine quella che Piero Angela ha reso nel corso dell'evento Libri Come, festa del libro e della letteratura. Intervistato durante l'iniziativa culturale, il giornalista ha consegnato un'immagine molto intima di sé, raccontando con semplicità la storia d'amore con la moglie Margherita, una donna che gli è sempre stata accanto, arrivando a rinunciare alla carriera pur di seguire l'amato compagno di vita. È stato un colpo di fulmine unire la coppia, spiega lo stesso conduttore Rai, che non manca di sottolineare l'importante contributo che la donna ha saputo dare alla relazione, ma anche al suo lavoro. Lei però era alla scala in quel momento, una danzatrice, stava entrando in una carriera, e allora io ero partito per Parigi, quindi abbiamo fatto una scelta, lei ha fatto una scelta che è stata una scelta per lei di sacrificio, abbandonare tutto e venire con me a Parigi. Poi sono nati presto i figli e quindi la carriera è finita. Quindi io ho avuto da lei la possibilità veramente di fare delle cose che da solo non avrei potuto fare, perché lei mi ha incoraggiato, mi ha aiutato, mi ha guidato, mi ha criticato. Insomma, un vero e proprio omaggio pubblico e spontaneo che ogni donna vorrebbe ricevere dal proprio uomo e che smonta tutte le polemiche di questi giorni sul ruolo delle donne ombra che stanno sempre un passo dietro ai propri uomini. Piero Angela sarà pure appassionato di scienza, ma è evidente che il suo unico e vero amore è la madre dei suoi figli.